Dura un intero anno, il 1966, la serie di avvistamenti di Mothman, l'uomo falena. Chi ne parla giura di aver visto una creatura mostruosa, alta 2 metri, dotata di ali e con occhi color rosso fuoco. La stagione degli avvistamenti finisce l'anno successivo, ma per molti questo essere è ancora tra noi, così come il suo mistero. Gli avvistamenti relativi all'uomo falena ebbero una sorta di prologo nel 1966, nell'estate, in quanto 2 persone di Clendenin, una cittadina del West Virginia, affermarono di aver visto una sorta di oggetto di forma umanoide con ali enormi sul retro volare nei cieli della città. Nel novembre dello stesso anno si ebbe, come dire, una esplosione di avvistamenti di una creatura misteriosa. Il più celebre di questi avvistamenti è di sicuro quello che si ebbe il 14 novembre del 66 da parte di 4 ragazzi del West Virginia, della città di Point Pleasant, che nel corso di una gita in auto all'interno di una zona che nella Seconda Guerra Mondiale era utilizzata per il deposito di esplosivi, videro, mentre stavano guidando, una figura alta circa 2 metri con enormi ali e con occhi rossi luminosissimi e terrificanti, e ovviamente ne rimasero terrorizzati e fuggirono in auto e raggiunsero addirittura una velocità di 160 km all'ora, ma questo non bastò per allontanare la creatura, in quanto raccontarono che essa li seguì per un lungo tratto emettendo un suono come se fosse un topo, e appunto senza sbattere ali. Vennero subito creduti dallo sceriffo, in quanto comunque erano persone che all'interno della comunità avevano una solida fama. 2 giorni dopo si ebbe un altro caso, come dire, notevole, nella casa dei Thomas. L'avvistamento ebbe luogo alle 9 di sera, quando alcuni amici dei Thomas si recarono presso la loro casa e videro, parcheggiando l'auto, uno strano essere alto 2 metri con occhi luminosissimi, un pelame grigio e delle ali sul retro, che era nascosto appunto dietro un furgone. Terrorizzati si barricarono in casa e, peggio che in un film dell'orrore, vennero, come dire, tormentati all'interno della casa stessa finché non chiamarono la polizia e la creatura sparì. Questi furono gli avvistamenti più notevoli che si ebbero in quel novembre, ma ve ne furono molti altri. Ad esempio, alcuni piloti dell'aeroporto di Gallipolis nell'Ohio affermarono di aver visto una creatura simile addirittura a uno pterodattilo che volava nei cieli della città. E quindi questa è una testimonianza molto credibile, perché proviene da persone che sono abituate a vedere che cosa voli nei cieli. Era come se l'intero West Virginia fosse, come dire, subissato da avvistamenti di questa creatura. Erano tutte testimonianze concordi nell'affermare che non poteva trattarsi di un uccello, in quanto comunque nessun uccello è capace a decollare verticalmente, nessun uccello può raggiungere 160 km all'ora, nemmeno in picchiata, e soprattutto nessun uccello può volare senza sbattere le ali. E questi sono tutti aspetti che invece caratterizzavano l'uomo falena. E di conseguenza, appunto, occorre chiedersi, non essendo un uccello, che tipo di essere fosse. E giunse sul posto anche John Keel, un famoso ricercatore americano, che diede il proprio contributo riguardo a poter capire di che cosa si trattasse. John Keel, notando come all'epoca vi fossero stati anche molti avvistamenti di UFO e fenomeni di poltergeist, ipotizzò una teoria differente. Egli sostenne che il West Virginia fosse una cosiddetta zona finestra, cioè una zona all'interno della quale in periodi ricorrenti si hanno ondate di avvistamenti di entità diverse, che possono essere sia uccelli misteriosi, sia UFO, tutte entità che secondo Keel proverrebbero da una dimensione differente dalla nostra e che farebbero ingresso in questa dimensione in determinati periodi. Dopo il 1967 non si ebbero avvistamenti della creatura per un certo numero di anni, fino al 1985, quando la creatura fu vista a Città del Messico prima di un forte terremoto. Poi la creatura venne vista anche l'11 settembre 2001, il giorno degli attacchi al World Trade Center, e venne fotografata da un fotografo professionista che appunto ha immortalato la creatura che starebbe volando subito dopo la caduta della Torre Nord. Un ulteriore avvistamento si ebbe anche nel 2006 nell'Ohio, a pochissime miglia da West Virginia, di una creatura appunto che rientrava perfettamente nelle caratteristiche dell'uomo falena, per cui ali enormi e soprattutto appollaiata anch'essa su un ponte. L'ultimo avvistamento noto risale al 2008 ed ebbe luogo nel Kentucky, a pochissime miglia dal West Virginia, e riguarda appunto, venne effettuato da 2 persone molto importanti, in quanto una di esse era addirittura lo sceriffo della comunità,
che affermò di aver visto una strana figura ai margini della strada e, impressionato da questi occhi luminescenti, scese dall'auto e si avvicinò per interrogarlo e vedere chi fosse, finché non si accorse appunto che si trattava di una creatura non umana. E a questo punto, terrorizzato, prese la pistola, gli sparò dei colpi e tuttavia non si accorse di averla colpita, per cui questo è anche un elemento che ci fa pensare che un animale di questo tipo non abbia caratteristiche fisiche, ma sia quindi un qualcosa di molto più evanescente. Si potrebbe parlare di ologramma piuttosto che di una creatura multidimensionale, ma non avente comunque una solida base fisica. Ci si è interrogati a lungo su quali possano essere le intenzioni dell'uomo falena, che cosa rappresenti, che cosa voglia. E considerando i momenti in cui esso è apparso, si è sostenuto appunto con una certa cognizione di causa che possa essere effettivamente un premonitore di disastri.